già parlato di Borgate dal Vivo, questo festival che vuole regalare 3 giorni di concerti in realtà, per poi inaugurare 2 mesi insomma di stagione di festival in Valsusa e in tutto il Piemonte, anche perché si parla di grande teatro in piccoli borghi e Susa è proprio il luogo ideale, perché ospita il piccolo anfiteatro romano, il più piccolo anfiteatro romano presente in Italia. L'ultimo concerto di questi 3 sarà domenica 30 giugno, immaginate 5.000 candele, un piano al centro e Remo Anzovino che lo suona. E noi ce l'abbiamo in linea. Remo, benvenuto su GRP, ciao, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, è un piacere intanto averti qui, Invito al Volo, così si chiama questa tournée che stai portando in giro per l'Italia, vero? Sì, è legata al mio ultimo album di studio, Don't Forget to Fly, Non Dimenticare di Volare, e però a Susa noi facciamo proprio una trasposizione proprio di quello che era il tour piano solo, attraverso questa collaborazione con Lumina, per cui all'aspetto musicale sarà collegato questo aspetto oggettivamente magico di queste 5.000 candele che danno una sensazione attraverso la luce, voglio dire, della musica che suonerò. Io suonerò prevalentemente proprio l'album Non Dimenticare di Volare, e poi suonerò alcuni dei temi più importanti delle colonne sonore che ho fatto per il cinema, da Van Gogh a Frida Kahlo, e alcuni dei brani più importanti degli album di studio precedenti. Beh, bene, direi che è sicuramente un'esperienza da non perdere, perché allora, messe singolarmente, tutte queste 3 cose sono belle di per sé, unendole secondo me è un tripudio infinito, no? Beh sì, poi soprattutto in un luogo così bello, storico, importante, a Susa, come l'Anfiteatro Romano, quindi sì, è un evento davvero imperdibile, anche perché nella tournée di quest'estate soltanto alcune delle date saranno fatte in questo modo, e tra queste, tra le poche che faremo con il sistema delle candele, ci sarà anche Susa. Bene, senti, tu sei nato a Pordenone, però conosci l'Anfiteatro di Susa? Beh sì, a parte che io sono molto legato a Torino, al Piemonte, ho suonato diverse volte, insomma è una città che amo molto, è un territorio che amo molto, e quindi sono molto felice di suonarci. Quindi noi siamo contenti di riospitarti ancora una volta e di ritrovarti in terra sabauda, insomma. In questo appunto tripudio di luci, di candele, di musica e anche di storia, perché appunto siamo nell'Anfiteatro Romano, il più piccolo presente in Italia. Io ringrazio tantissimo Remo Anzovino per essere stato con noi. Invito tutti quanti ad andare il 30 giugno a Borgate dal Vivo in questo concerto meraviglioso. A presto! Grazie a tutti voi, vi aspetto. Ciao! GRP